Questa è la storia di un frate. Come lui stesso amava definirsi, sono solo un povero frate. Fu battezzato Luigi dai suoi genitori Prospero e Ida Gonelli nella chiesa parrocchiale di Montale, proprio in fondo alla strada del piccolo villaggio montano di Cattognano, nella diocesi di Pontremoli, in provincia di Massa Carrara, in Toscana, regione del centro Italia. Sai Luigi, durante la messa sembravi tanto distratto. Gesù mi guardava. E cosa ti avrebbe detto nostro Signore? Don Antonio, che succede? Luigi ha combinato qualche marachella? No, al contrario, Luigi è molto diligente e devoto. E che oggi, durante la Santa Messa, sostiene di aver sentito la parola del Signore. Farsi prete! Per il sacerdozio ci sarà ancora molto da aspettare, ma nel frattempo gli viene data l'opportunità di studiare. Poi, in seguito, se la chiamata del Signore si manifestasse, ma per questo c'è tempo. Cos'è questa storia di farti prete? Non sarà per caso una scusa per non lavorare? Alla tua età io già guadagnavo. Con la scuola non si mangia. Non si mangiano i libri. Prospero, ma lascialo stare. Non vorrei mica che si spacchi la schiena per tutta la vita come te. A 16 anni Luigi entra nel collegio serafico cappuccino di San Giuseppe da Leonessa per le missioni estere a Scandiano, dove viene ordinato sacerdote il 1 marzo 1947, assumendo il nome di Atanasio. Gonelli, dopo attenta considerazione e con il permesso di Sua Eminenza, il Vescovo diocesano, ritengo che tu sia pronto per continuare i tuoi studi teologici. Che nome scegli per ricominciare da capo, cominciare una nuova vita? Atanasio, come il Patriarca di Alessandria. Bene, bene, bene. Così, a studi terminati, andrai in Africa come missionario francescano. Porterai a quei selvaggi la parola del Vangelo. Continua, continua pure. Non interrompere quello che stai facendo. Lo sai che San Francesco parlava alle creature? Anch'io ci parlo. E cosa dicono? Non lo so. Dicono: onnipotente buon Signore, tue sono la lode, la gloria, l'onore ed ogni benedizione. E tu come fai a saperlo? Mi piace ascoltare il loro cinguettio, ma ora ti ho recitato il cantico di San Francesco. Parlami di San Francesco. Andiamo. Strada facendo ti parlerò delle creature di San Francesco, anche se io sono sicuro che già il tuo cuore conosce queste benedette creature. Laudato sii,
o mio Signore, per tutte le creature, specialmente per Messer Frate Sole, il quale porta il giorno che ci illumina, ed esso è bello e raggiante con grande splendore. Di te, Altissimo, porta significazione. Laudato sì, o mio Signore, per Sora Luna e le stelle, in cielo le hai formate, limpide, belle e preziose. Laudato sì, o mio Signore, per Frate Vento e per l'aria, le nuvole, il cielo sereno ed ogni tempo, per il quale alle tue creature dai sostentamento. Laudato sì, o mio Signore, per Sora Acqua, la quale è molto utile, umile, preziosa e casta. Laudato sì, o mio Signore, per Frate Fuoco, con il quale ci illumini la notte, ed esso è robusto, bello, forte e giocondo. Laudato sì, o mio Signore, per nostra Madre Terra, la quale ci sostenta e governa e produce diversi frutti con coloriti fiori ed erba. In Africa? Che ci vai a fare quando i selvaggi sono qui tra noi emigrati? Siamo abbandonati dall'Italia e abbandonati dalla fede, finiti in una terra che non parla la nostra lingua, che non condivide niente delle nostre usanze. E la gente? Gli uomini tra bettole e gioco d'azzardo, le donne che si fanno sedurre facilmente, i bambini abbandonati a se stessi. Certamente c'è bisogno di riportare tutti gli emigrati sulla retta via. Per questo è qui che servono missionari italiani. Non c'è bisogno di andare in Africa. Signore, fa di me uno strumento della tua pace. Dove odio, che io porti l'amore. Dove offesa, che io porti il perdono. Dove è discordia, che io porti l'unione. Dove è dubbio, che io porti la fede. Dove è l'errore, che io porti la verità. Dove è la disperazione, che io porti la speranza. Dove è tristezza, che io porti la gioia. Dove sono le tenebre, che io porti la luce. Riassumendo il percorso del frate Atanasio, anche se è più facile riscontrare fatti di vita piuttosto che attestazioni di inaspettati miracoli, indubbiamente ci troviamo di fronte ad un uomo che molti hanno sinceramente amato e che, per il loro amore, desidererebbero riscontrarlo nel catalogo dei santi, farne cioè un vessillo della Chiesa, rendendo al contempo il suo operato inattaccabile. Ma di uomini che hanno votato la loro vita a Dio, scegliendo la via tortuosa della povertà, ne è piena la storia cristiana e la Chiesa non può canonizzare ogni santo uomo, abate, prete o eremita, solo perché ha deciso di seguire alla lettera il Vangelo. Eppure ci troviamo noi stessi di fronte al più fulgido dei miracoli, di fronte all'indiscussa ammirazione di quanti lo vorrebbero portare alla venerazione degli altari, per quella sua forza di saper entrare nell'anima delle persone, per la sua capacità misteriosa di donare un amore che salva, per avere sempre pronto una parola buona che aiuta di fronte alla sorte avversa. Il miracolo di Atanasio, infatti, è quello di aver saputo raggiungere tutte le persone che ricorrevano a lui per una parola buona, per una frase di conforto, nei momenti bui della vita personale. Lo ha fatto senza usare un linguaggio dotto e forbito, ma parole e frasi semplici, le più adatte e comprensibili per toccare il cuore dei suoi fedeli e portare la pace nelle famiglie. «Sono solo un povero frate». Questo è il miracolo di Atanasio.